Grazie Presidente, Ministro Alfano, Presidente Letta. Apprezziamo che oggi sia qui presente al Senato per questa mozione di sfiducia al Ministro dell'Interno. Abbiamo ascoltato attentamente la sua replica e il suo modo apprezzabile di far squadra, e questo le fa onore. E qui finisco i complimenti. Le dico subito che il gruppo della Lega Nord non voterà la sfiducia al Ministro. Non la voteremo perché, anche se questa vicenda ha dei contorni oscuri e sconcertanti, quello che è successo alla cittadina kazaka e alla figlia minorenne che sono state espulse e rimpatriate, quasi deportate, verso un paese in cui la tutela dei diritti umani non è adeguatamente garantita, pensiamo che la responsabilità di quello che è successo non sia imputabile all'operato del Ministro dell'Interno, ma a quella dell'intero governo, del Ministro degli Esteri Bonino e al suo operato come capo del governo. Signor Presidente, come si fa ad eseguire un provvedimento con tale velocità, con un minore, e senza provvedere ad un'adeguata verifica e tutela? E cosa ancora più grave, che il suo governo ha fatto di tutto per insabbiare e nascondere i fatti. E questa è una responsabilità politica chiara. Tale velocità la vorremmo, Presidente Letta, ogni giorno nei confronti di migliaia di clandestini, dei cabobo di turno che arrivano nel nostro Paese, richiamati dagli annunci buonisti di alcuni componenti del suo governo. Ma mi si permetta di dire anche che una cosa è la posizione di Alma Shalabayeva e della figlia, altra cosa è quella di Abiliazov, uno dei principali oppositori del presidente kazako Nazarbayev, che è sì un rifugiato politico, ma è anche un ex banchiere ricercato in patria per truffa e per gravi crimini. Una figura non proprio trasparente, al quale, Presidente Letta, fonti degli affari esteri kazaki hanno contestato sottrazioni di fondi per 15 miliardi di dollari e fuggito dalla Gran Bretagna, dove si nascondeva, e dove la stessa Corte Suprema ha stabilito che gli attivi bancari del signor Abiliazov, pari a 4 miliardi di dollari, devono essere restituiti alla banca. Corte Suprema della Gran Bretagna, che l'ha anche condannato a 22 mesi di detenzione per aver ostacolato le indagini e tentato di nascondere i beni. Oppositore e rifugiato politico, signor Presidente, al pari di Solzhenitsyn o di San Suu Kyi, sono la stessa cosa? Signor Presidente, in realtà il forte imbarazzo sta nelle perquisizioni operate nella Casa Romana, che è sembrata rispondere a logiche non del tutto chiare. E la ricostruzione della vicenda dell'espulsione di Alma e della bambina è alquanto meno non limpida, e come tale è stata poi valutata nel merito da altri esponenti del governo e dal Tribunale. Il nostro timore è che quando sparirà l'attenzione mediatica sul caso, le due possano essere esposte a trattamenti disumani che sono denunciati come ordinari in Kazakistan nei confronti di oppositori politici. Su questo dovete lavorare, non far cadere l'attenzione. Su questo deve lavorare il Ministero degli Esteri, l'ambasciatore. Ministro Bonino, su questo deve lavorare per riportarle in Italia subito. Poi il ruolo del ministro Bonino, il ministro degli esteri, che non poteva non sapere. Come faceva a non essere informato su un'operazione così delicata? Questo è il chiarimento che dovete fare. Come mai sono stati calpestati i diritti fondamentali dello status di protezione diplomatica della signora e della figlia minorenne? L'ambasciatore di Kazakistan parla, come tutti gli ambasciatori, signor Presidente, con il Ministero degli Esteri, non con gli interni, anzi con gli uffici degli interni. Questo è il punto. Se fosse realmente vera l'imbarazzante giustificazione della Farnesina, ci troveremmo di fronte a una manifestazione di pericoloso dilettantismo.
e l'affermazione rilasciata dal Ministero degli Esteri appare piuttosto irrituale a fronte della gravità dell'accaduto e rischia di compromettere ulteriormente la credibilità del Paese. Dilettantismo o burocrazia forte contro una politica molto debole, dove il potere discrezionale dei burocrati è diventato un evidente problema. Funzionari che diventano ministri, ex ministri che tornano a fare i funzionari ma restano in politica. Non si accorge, Presidente Letta, lei che è un politico doc da quando portava i calzoncini corti, che questo è un grave errore. Un governo, Presidente, che sul fronte del prestigio e della considerazione internazionale sta registrando risultati umilianti, come confermato dalla manifesta incapacità di fare estradare assassini pluricondannati come Cesare Battisti e dall'improvvisazione e incompetenza mostrate nella conduzione della nota vicenda del sequestro dei due nostri militari, dei due nostri marò. Questi sono fatti gravi, due soldati lasciati alla mercé di un paese straniero e solo per aver fatto il loro dovere di italiani, abbandonati da tutti ma abbandonati anche da voi. Penosa poi in questi giorni lo scaricabarile sulle responsabilità e gli attacchi politici interni al Partito Democratico, che nulla hanno a che vedere con la questione kazaka, ma utilizzata come terreno di scontro per le vostre faide interne precongressuali, alla faccia del governo di responsabilità nazionale. La Lega non voterà la sfiducia al ministro Alfano. La nostra sarà un'astensione. Questo non vuol dire che la Lega Nord non vi voterebbe volentieri una sfiducia su tutto quello che avete promesso, su quel libro dei sogni e che non state realizzando, sulla cancellazione dell'IMU e dell'IVA, sulle riforme, sul debito pubblico a 2.075 miliardi, altro che rientro sul debito eccessivo da lei richiamato nella replica. Sul cuneo fiscale che non volete abbassare, sulle pensioni d'oro che non volete tagliare, sul federalismo e i costi standard che avete messo nel cassetto, sullo svuota carceri, sulla modifica della cittadinanza, sullo ius soli che gli italiani non vogliono, sul reato di immigrazione clandestina che volete cancellare. Su questo dovete andare a casa, non sulla questione, seppur imbarazzante e sconcertante, come quella kazaka.